Benvenuti, vi ringrazio, ringrazio Cesare di questa opportunità, rifacciamo una nuova intervista, questa volta per la prima volta intervisto un, un fotografo a me vicino, con Cesare ci conosciamo da diversi anni, abbiamo frequentato stessi luoghi e adesso vedremo alcune foto, abbiamo anche partecipato alle volte agli stessi concorsi e, e, ed altro, quindi ti ringrazio Cesare di essere qui. Grazie moltissimo a te per l'occasione, per l'amicizia, per, per tutto, ecco. devo dire che le, le sue fotografie a me piacciono molto, mi hanno sempre colpito e ho visto appunto come lui stesso descrive nella sua, nel suo curriculum un'evoluzione. A un certo punto è scoppiata questa tua passione per la fotografia, adesso poi ne parleremo man mano nell'intervista, ma inizierei condividendo quelle che sono le, le slide. Ecco qui, partiamo appunto da questa in realtà perché eh, Cesare non è solo un fotografo per passione, ma anche uno scrittore. Se non sbaglio, questo è uno dei tuoi primi romanzi pubblicati, uno dei primi racconti no, che tu sì, hai sì, pubblicato. Sì. Questa è una raccolta di racconti, sì. che ah. eh, praticamente ci sono i primi due racconti che avevo inserito, in, che avevo pubblicato. Grazie a un concorso qua di Pavia, eh, in, in cui praticamente si, eh, mia moglie mi ha, mi ha convinto a partecipare e in cui ho vinto così il, il primo premio. E in questa raccolta che ho autoprodotta ho inserito i primi questi due racconti eh, insieme ad altri e poi l'ho pubblicata. Però vabbè, nulla di particolare, nel senso che è una raccolta fatta su un'autopubblicazione di, di Amazon. Uh -huh. Comunque devo dire che, che ho avuto una, una buona rispondenza. Ecco. Bene, no, ma infatti devo dire che sia dal punto di vista di, di racconti che di fotografia hai una buona corrispondenza. No? Vediamo quello che poi in realtà, io ho aggiunto qualche piccola foto no, per fare un primo escurso su una prima conoscenza. La prima tua passione fotografica era questa, quella della foto. Sì, sì io ho iniziato a fotografare in una maniera un po' più convinta proprio attraverso l'astrofotografia. Eh, un giorno un amico mi ha fatto vedere delle fotografie fatte dal, addirittura dal balcone di casa sua che, grazie a filtri particolari che mh, selezionano la luce, occultano le luci cittadine. Eh, si riescono a fare delle fotografie estremamente interessanti e mi è esplosa la, la passione del cielo, delle stelle, de, dei vari oggetti celesti e quindi ho acquistato un sacco di attrezzatura e tutto e mi sono innamorato oltre che proprio dell'astronomia anche proprio della, della fotografia astronomica e, e da lì eh, diciamo acquistando questa prima macchina fotografica abbastanza professionale Avendola a disposizione ho cominciato anche a girare per le strade di Pavia fotografando eh, le cose che normalmente si fotografano, ecco, i monumenti, la cupola del Duomo, il famoso, il famoso ponte coperto. Eh, senza però una reale convinzione, ecco. e, Diciamo che è a... stato il tuo preambolo, insomma. Alla è stato fotografia. sì, sì, sì il mio ma hai ancora questa attrezzatura o la usi ancora? Perché tra l'altro. Mi ricordo che tempo fa mi avevi mandato una foto della tua macchina con tutta l'attrezzatura su in collina sì, sì. lì e quella Beh, non l'ho pubblicata quelle, adesso. E volevo dire, sono, sì, sono fotografie diciamo un po' datate, un po' vecchie, un po' storiche. Eh, conservo parte dell'attrezzatura, la maggior parte poi l'ho rivenduta quando ho capito che, che questa passione stava scemando e stava salendo uh -huh. sempre di più la, la, il desiderio di fare una fotografia di tipo diversa perché mi ero approcciato al cielo, perché ci sono vabbè, cose meravigliose come tu puoi immaginare da sì. fotografare. Eh, però poi il tecnicismo, cioè le varie difficoltà tecniche di fotografare, il fatto che sei in piedi di notte a lungo, eh, spesso osservando eh, alla fine il monitor del PC più che il cielo, alla fine mi hanno un po', come dire, fatto scemare la, la passione. Ecco, e mentre di pari passo cresceva quella della fotografia terrestre, che la, la trovavo estremamente più, più emozionante, più coinvolgente e creativa. Ecco. E, però l'inizio è stato, diciamo, questo. È, è stato questo tipo di fotografia. E poi appunto beh, adesso ho ingrandito una fotografia in cui ci ritrae insieme anche a Marco Mezzada, il nostro anche grandissimo sì. amico, anche di lui ho visto ultimamente continua a fare delle belle pubblicazioni di foto di Pavia, sempre più di atmosfera, e così, questa era in realtà una premiazione in cui eravamo tutti e tre, eh, del concorso, quello sui ravigli Pavesi, dove tu poi hai vinto, tra l'altro, il premio della, del pubblico no? come primo classificato. Sì. Mentre io e Marco, quantomeno, ci siamo classificati tra i primi 24 selezionati come fotografie e che è stata anche una grande soddisfazione. Se non erro, c'era anche Stefano Montagna con noi quel giorno. Sì, diciamo, sì. Noi quattro ci conoscevamo già da prima e quindi è stato un piacere rivederci dopo tanto tempo. E poi c'è stata anche questa occasione, quando tu mi hai dato il tuo curriculum mi è venuto da ridere, no? perché mi hai detto sono stato premiato anche dal grande Alessandro Bernardo. In realtà sono io che sono fiero di averti potuto premiare in un concorso, no? era la... La... Sì, sì, un una delle due associazioni fotografiche no? di, di Pavia, Pavia per fortuna ha un, un bel movimento fotografico no? di, di persone appassionate che ahimè adesso con la pandemia non, non c'è possibilità di, di riunirsi, però si cercano comunque di fare sempre delle attività particolari, tra cui anche queste interviste che poi normalmente divulghiamo il, il giovedì sera. Eh, io sono andato indietro no? cercando nei tuoi profili le tue prime foto, ma non so se eh, hai cancellato questo, perché le prime tue foto sono queste due che sono del 2017. Di prima non ho trovato traccia, anche se tu in realtà mi parli di hai incominciato prima. Quindi, queste due sono due fotografie di tanto tempo fa eh, che già. Soprattutto questo film lo so che non ti piacciono, perché è all'inizio, è un discorso forse iniziale del tuo sì, modo di fotografare, che appunto però ha avuto un'evoluzione importantissima nel tempo. Tu stesso mi ricordo che sotto una tua fotografia mi scrivi: sono le mie prove, le prime prove anche di, di post produzione, no? È sì, con... sì, sì, sì. in questa fotografia che non mi aspettavo ecco tu, la, la tizia, poi perché è orrenda da, dal mio punto di vista. Eh, sono, ho posato la macchina fotografica sul cavalletto e ho aspettato, eh, ho messo un tempo beh, particolare, ho aspettato che, che il vento muovesse tutto, foglie e altro, però tutta questa, questa parte sotto molto brutta è una specie di, di, di post-produzione fatta male. Ecco. Sì, 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 però vedi appunto... Io meraviglio sempre chi partecipa alle mie interviste perché vado a scavare in fondo. No? È, è bello vedere anche quando molti si scoraggiano, dicono, all'inizio non riesco a fare delle belle foto, magari non sono capace, no? Però in te c'è stata una grandissima evoluzione nel tempo. No? Adesso poi ne parleremo, e ti ringrazio soprattutto per una risposta che hai dato a una domanda dove tu proprio esattamente quasi spieghi il tuo metodo, no? poi lo vedremo più avanti su come ti approccia questo tipo di fotografia. E veniamo con questa fotografia particolare che so che è stata pubblicata anche in, in Svizzera in una mostra. Se non erro, era questa qui no? che faceva parte di questa sì, mostra. Sì, sì. sì, adesso approcciata in maniera un, un po' diversa. Sì, è stata, beh, mi ha abbastanza stupita perché una gallerista di Zurigo, Carmen Heinier, penso che si chiama, mi ha chiesto se poteva inserire questa fotografia in una mostra fotografica. Eh, che avrebbe girato varie città del, del nord Europa e, e addirittura mandandomi una sorta di contrattino ed ecco, uh -huh. è, è stata, per me capirai anche tu, una, estremamente una sorpresa perché sì, sì. io faccio tutt'altro nella vita però ho detto, caspito, mi, mi è fatto tanto tanto piacere e poi anche comparire a fianco a, a tanti artisti quotati che stimo tanto, sempre un po' della street, della street photography e altro è stata una grandissima emozione, un po' l'inizio di qualcosa che ti dice oh, magari qualcosa ci sto azzeccando nel, in, questa, in, in, questa, in questa cosa in cui mi sono buttato e che mi fa piacere fare, che è appunto la fotografia. Uh -huh. E quindi veniamo appunto alla prima domanda, no? già più o meno qualcosa abbiamo accennato. Perché la fotografia? Descrivi che cosa ti ha portato verso il mondo fotografico appunto. Eh, come ti dicevo, beh, prima de, di quegli anni dell'astrofotografia era soltanto una maniera per registrare degli eventi familiari in occasione delle vacanze eh, o delle feste comandate. Eh, tutti quanti mi dicevano, fotografa tu che fotografi meglio di me perché riuscivo a mettere dritta la macchina fotografica, ma non, non c'era assolutamente nulla di, di artistico. E successivamente ecco c'è stato il discorso dell'astrofotografia, poi il fatto che mi ero iscritto a un gruppo Facebook che è Pavia Dintorni in cui si postano fotografie della città, spesso sempre un po' le solite. E lì mi sono accorto che, però, variando l'angolazione, le prospettive, il, eh, i, i motivi legati al, alle luci, e si riuscivano a fare cose che iniziavano a, a diventare creative. Poi improvvisamente in una di queste foto è comparsa, diciamo per caso, una persona, un, l'elemento umano. E io sono tornato a casa e sono rimasto, quando l'ho vista sul computer, sono rimasto folgorato e ho capito proprio in maniera chiara che, che questa doveva essere un po' la mia vocazione, la mia continuazione, cioè l'inserimento di una persona, di un elemento umano all'interno del, del mio contesto, che dava alla fotografia tutta una, una desinenza di, di racconto, un'interpretazione molto, molto forte, molto suggestiva delle fotografie. E, e questo è stato proprio l'inizio un po' della mia... ho capito che si poteva raccontare così come con le parole, anche con, con le immagini. Bello. E poi appunto la domanda successiva è, no? e ho scelto due foto particolari, e cosa provi quando senti il click dell'otturatore sul tuo strumento fotografico? No? È stato bello che ognuno degli interessati mi ha dato sempre una risposta diversa, quindi sono curioso di sentire la tua. Sì, eh, beh il click è sempre il termine di una, di una preparazione, di aver già assimilato un po' l'ambiente e tutto. Io mh, trovo la fotografia, anche il click proprio fotografico, estremamente terapeutico, perché mentre di solito tutti quanti noi ci, ci, ci muoviamo per fare cose, per andare in posti, quando si scattano le fotografie, almeno quando io scatto le fotografie, entro in uno stato di, come dire, di, di trance, di vivo al pieno l'attimo presente, cercando di cogliere intorno a me... Eh, tutto ciò che, che riesco a assimilare a livello emotivo e, e quindi un po' il famoso carpe diem in cui davvero eh, il click rappresenta quell'istante in cui eh, la realtà viene intrappolata nel fotogramma e, ed è sempre, rimango sempre stupito come poi nel, nel vedere le foto in quel click, in quell'istante c'è tanto di più di quello che avevo osservato in quel momento. Capita, capita a tutti quanti, penso, i fotografi, eh, riconosci particolari, cose che non avevi organizzato mentalmente, ma che probabilmente avevi soltanto, come dire, introiettato in maniera inconscia. Ecco. Quindi il click rappresenta un momento e l'attimo, l'attimo che, che tu scandagli in una maniera estremamente forte, precisa. Ecco, tante volte la giornata è, per noi è sempre, lo definiamo un film. La giornata ci muoviamo attraverso immagini che continuano sempre sempre a cambiare, mentre la fotografia è un fotogramma di questo film che, che a volte racconta più dell'intera giornata. Ecco. Vero, io ho scelto positivamente questa. E la prossima foto no? perché rappresentano un po' il, il tuo modo di fotografare. Devo dire che tu, appunto, questo ottimo lo sai cogliere molto bene. Hai un'osservazione. A me, questa, ad esempio, questa foto piace tantissimo. No? Questo momento, proprio. Si vede che è un click di un momento particolare. Hai un modo di osservare, di attendere no? il momento giusto, molto bello. Ce ne parlerai poi più avanti, di come fai, no? in modo particolare. Però devo dire che le tue parole le, le vedo appiene in queste fotografie. Qui che ho, che ho scelto da accostare a questa domanda. E poi vabbè, la prossima è quasi banale da fare perché più o meno ce ne siamo già accorti, no? hai già risposto. No? Qual è il, il genere che preferisci e perché? No? Anche in questo caso ci sono due foto che rappresentano questo momento qui. Questa è la prima. Sì, ma il genere. Ecco, a volte è difficile parlare di genere, Tu stesso hai messo delle fotografie che, che, che non sono dello stesso genere, questa è più definibile, un genere street, un genere di strada. E io mi sono scoperto un po' in questo genere street perché un'amica mi ha detto: Ma perché non pubblichi nei gruppi street? E io ho detto: Ah, perché cosa sono al suo tempo? E, e ho scoperto che esisteva questa maniera di fotografare però è uno street un po' particolare, un po' il mio, nel senso c'è sempre la ricerca di una, di una cornice, e non sono all'inseguimento diciamo, di, di, di cose che accadono per strada, nelle, nelle persone, c'è sempre un'attenzione un, un po' al particolare, alla, alla scenografia, e, e, e a volte appunto, come in questo caso, rimani anche molto stupito perché eh, non so come spiegarti, è eh, eh, pochissimi secondi per inquadrare un qualcosa che intuisci soltanto. Questa è una signora che passava eh, nel, sul ponte coperto mentre stavo inquadrando la, la statua della lavandaia e mi sono accorto che erano assai simili come copricapo, come postura. E ho due o tre fotografie e poi c'è la grande fortuna di, di, di essere riuscito a cogliere insieme... Eh, e queste sono, sono davvero de, delle gioie, delle sorte di, di, di doni che ti fa la fotografia e la vita. Perché dici, ma tu guarda un po' eh, eh, cosa stava capitando in quel momento e, e nessuno l'aveva accorto". Sono, sono magari cose banali. Ecco. No, assolutamente però, no. Però queste relazioni ecco, sono, sono molto belle, sono molto, te le offre la, la, la fotografia senza che tu tante volte le vai cercando. Difatti, poi effettivamente quando ho visto questa fotografia, perché appunto conosco la lavandaia, ho detto: Ma come ha fatto? Poi all'inizio avevo detto: Come ha fatto a, a sdoppiare l'immagine? Poi mi sono reso conto appunto di questa grande somiglianza dell'attimo che avevi colto, no? e, e, e mi è piaciuta veramente tanto. E appunto, poi mi piace no? il tuo discorso dell'attesa, quindi eh, l'ho voluto relazionare anche con quest'altra foto, no? la, la tua. Uh, il tuo modo di fotografare che riguarda l'attesa e no? quindi questa rappresentazione di questa persona che penso si, pesca nel naviglio qui a, a Pavia no? rappresenta un po' cioè è un altro modo di attendere, di passare il tempo che può assomigliare in un certo modo alla, alla fotografia, no? a quel passatempo che è diventato anche una, una tua grande passione che è la fotografia sì, di strada. Sì, sì. Effettivamente sì, la tua è una fotografia di strada particolare ma che ha grande effetto appunto. Sì, questa fotografia sono particolarmente affezionato perché io sono una persona estremamente schiva che, che si vergogna eh, spesso di fotografare le persone ma che ha talmente un impedo un desiderio di farlo che, che si vince e allora cerca certe volte di, di avvicinarsi e di farlo. E, e Questa qua è stata una delle pochissime fotografie che io sono andato vicino a questa persona. Eh, che poi stranissima, è una donna eh, ho scoperto avvicinandomi e, okay. e gli ho chiesto senta, è una condizione di luce particolare le prometto che non si vedrà il volto e la sua privacy è conservata posso farle qualche fotografia? Lei mi ha detto di sì ed è sempre molto bello quando accadono queste cose allora mi sono messo questo è un obiettivo molto è uno zoom mi sono messo abbastanza lontano proprio per non inquinare la sua privacy, la sua scena, e ho fatto una serie di fotografie di scatti. E questa, ecco, che non sapevo che avessi tirata fuori. Sono molto affezionato per questo motivo perché ho vinto la mia eh, timidezza, eh, il mio riservo, e sono riuscito a, a, a contattare, a creare un rapporto con, con la persona fotografata. Ecco. Beh, beh, sono contento anche in questo caso no, che le, le mie scelte fotografiche molto spesso sono. Azzeccate e anche per le domande giuste. Sì, anche a me questa foto piace tantissimo, no? proprio questo anche mistero del fumo che appunto copre il volto e dà questa privacy. Crea... Le tue foto hanno spesso questo senso di mistero, ne vedremo altre in questo modo. No? Con queste... Vabbè, poi Pavia offre facilmente anche scene di foschia e così che tu sai abilmente sfruttare. E veniamo appunto alla prossima. Domanda no, sulla, sulla fotografia e sul modo di fotografare che ognuno di, di noi ha. Appunto, tu ho già anticipato qualcosa. La prossima domanda è: Qual è la tua impronta nei tuoi scatti? Come firmi in pratica? Cosa pensi che una, posta, una persona possa dire di, eh, guardando una foto e fargli dire che questo è un tuo scatto? Eh, si riconosce da cosa? No? Passiamo appunto a una delle scelte, un paio anche in questo caso di fotografie da te eh. Eh, eh, come già hai detto anche tu anticipato eh, a, me, a me piace sempre un po riempire la scena del, della fotografia cioè cerco sempre delle delle assonanze fra fra degli, dei soggetti all'interno eh, eh, che, che fra di loro diciamo dialogano parlano ecco questa fotografia Qui è molto spontaneo. Io stavo inseguendo una, questa, questa signora in bicicletta. aveva appena piovuto ed era, è stato un giorno particolare di Pavia perché ormai capisco, so anche come il sole si muove all'interno delle varie città. Un giorno particolare perché in questo corso, in queste vie di Pavia, il sole era arrivato a, a, a trafiggerla proprio dal, dalle spalle in questa maniera. Quindi, qua davvero non c'è nulla di, di, di sciopato, di, di falso. E, e la cosa era talmente bella fra il lucido della strada e tutto, che ho inseguito in bicicletta questa persona, come spesso a volte mi, mi capita, poi improvvisamente devo però frenare, tirare fuori la macchina fotografica che è spesso una compatta e fotografare. E, però cercando di rispondere a quelle cose che mi, dicevo, che mi dicevi tu, c'è sempre, eh, credo, un elemento umano nelle mie fotografie e che voglio rappresentarlo all'interno di un contesto più vasto, che sia naturalistico o cittadino. È sempre, nella maggior parte, sono delle persone che, che esprimono la loro, il loro essere, la loro vita all'interno di uno scenario che però gli fa che gli fa onore, che li esalta, che li eh, ingioiella. Ecco, questo che mi piace tentare nelle, quando fotografo, cioè avere anche un contorno che esalti la, la persona umana perché... Eh, la persona umana per me ha un grande valore un po de, di qualunque tipo, di qualunque estrazione. Così come sento, mi sento prezioso a me stesso, sento anche prezioso molto gli altri e, e in generale il prossimo. Ecco che incontro. Eh, non so se ho risposto bene, comunque, no? No, benissimo. No. No. E mi piace anche che hai fatto la descrizione di questa foto. Effettivamente, eh, nelle domande che ti avevo mandato, nelle, nelle risposte non mi parlavi del tuo modo no, di di vivere la pavia quando fotografi appunto spesso sei a piedi oppure usi la tua bicicletta no? questo tuo mezzo Che tra l'altro riproduci anche molte in molte foto meno male pavia ci sono molte persone che si muovono anche in bicicletta no? e quindi il tuo modo i tuoi mezzi di fotografia appunto sono e ne parleremo anche più avanti la, la bici e il camminare no? Muovere, sì. muoversi tanto no? raccontare, sì, sì. effettivamente si vede vediamo anche la prossima che avevo scelto per questa domanda no? Il, il tuo mondo, la tua conoscenza della città, no? che è una cosa molto importante, che sì, molto spesso nei corsi si dice no? che. È importante conoscere il luogo dove si fotografano. Sì, sì. Ormai inizialmente, prima quando ti ho presentato ieri su, una, su un post di Facebook, ho detto no, io sono di adozione di, di, di Pavia, mentre Cesare di qui In realtà, anche lui è abruzzese di Lanciano. No? però ha una grande conoscenza della città perché beh, la vive da più tempo di me e, sì. ed è appunto un elemento, è una marcia in più, appunto, poter fotografare in una chiamiamola comfort zone, una cosa che uno conosce, quindi sa quando andare appunto in determinate vie, trovarsi lì, sfruttare occasioni come la pioggia e tutto. Anche eh sì. questa mi piace come fotografia, questo è un periodo natalizio immagino appunto dalle sì, stelle. Sì, sì. sì, questo è un periodo di Natale e, e ho seguito un po' queste persone, questa, questa coppia con questo ombrello particolare che era rosso, adesso qui poi lo... lo, lo eh, Lo cambiate in bianco e nero e, e mi, mi è piaciuto questo, questo essersi inseriti in questo costa, in contesto di stelle, che, queste, che, che diciamo che si aprono verso il cielo come se, se loro stessi stessero eh, sprigionando una, una cascata di, di stelle che, che salisse in alto. Ecco, queste sono un po' le mie caratteristiche probabilmente. Come dire, un po' infantili in fondo, però che, che, eh, che mi, mi piace raccontare. Ecco, mi, piace, mi piace dire. Comunque, riguardo ecco, la città di Pavia, è vero, io soltanto da pochi anni ho incominciato a camminarci e, e, e a conoscere i vari posti. Adesso ormai, poi essendo una persona che, che va raramente all'estero, non mi piace tanto, tanto viaggiare. L'ho fatto con la famiglia, avevo il camper però non sono uno di quelli che, che va nelle città a fare delle street eh, oppure va all'estero, nei paesi, non so, orientali o, o africani a, a cogliere eh, le varie etnie e tutto. La mia è una fotografia molto, molto intima, molto locale, uh, low cost, chilometro zero, e, e, e ogni volta che comunque io esco per Pavia, mi stupisco del fatto che c'è sempre, sempre qualcosa di nuovo legato alla luce, legato alle stagioni, legato alle condizioni, alle persone, e, e di conseguenza mi sembra quasi che, che sia sufficiente per, per continuare a esprimere un, le mie fotografie, anche se, se adesso come poi magari ne parleremo, mi piacerebbe evolvere in qualche altro settore campo. Sì, ne parleremo più avanti. Appunto, un'altra impronta che spesso vedo nelle tue fotografie è la, la presenza dell'ombrello. No? Tu esci spesso anche quando piove così per fotografare perché ci sono dei riflessi molto particolari ah, che tu esci. No? Per cui molto spesso io riconosco, a parte che hai una produzione fotografica, no? io ho avuto quasi l'imbarazzo nel dover scegliere. Qualsiasi foto cliccavo andava bene quasi spesso no? per uh, la domanda. Eh, una firma che vedo spesso nelle tue foto, appunto, questa presenza anche de degli ombrelli, no? che, che sì, danno sì. forse quel mistero, no? nascondono una parte della persona, danno ancora una volta appunto quello che dicevi, tu, la privacy, no? in sì. un certo senso rendono quasi irriconoscibile la persona, ma ne raccontano comunque la storia. Sì. L'ombrello, come, come in questa foto, è una sorta di tetto un, che, che, che copre due persone, è una qualcosa che quindi esprime l'intimità. Il fatto che bisogna stare accostati, vicini per non bagnarsi, è proprio un po' un qualcosa di eh, un racconto di vita nella coppia, ecco, esprime un qualcosa che copre, come, come tutto, e come fino fino ad arrivare, vabbè, a, a, al cielo, che, ci, che, che, che copre la, la terra, il nostro mondo umano, e tutto quanto. Comunque, l'ombrello è un'espressione effettivamente molto intima, e poi quando piove, mh, lo, e Anche tu ci sono dei riflessi meravigliosi, tutto diventa luminoso, eh, sgargiante, i riflessi sono ovunque, eh, ci sono trasparenze, ci sono, eh, è molto bello. E, e, e quindi niente, vado col mio ombrellino che tante volte ficco all'interno della, della giacca a vento, eh, come uno scemo bagnandomi tantissime volte, però eh, noto che sono dei momenti anche quelli molto evocativi eh, quando, quando si fotografa sotto la pioggia. Molto bello. Una domanda che poi ah, c'era anche questa qui, no? Eh, mi ero dimenticato. Sì, tra... Riflessi, appunto riflessi di, di pioggia e tutto, no? È bello no? che si vede il tuo modo di anche di osservare nelle fotografie, quello di non, non essere statici nella posizione qui. Quindi immagino che ti sarei abbassato molto per sì, poter sì, prendere sì. questo riflesso. Sì, sì, ho comprato anche una macchina fotografica che mi permette di proprio di. Di, con lo sportellino di arrivare fino a terra fino a sfiorare il terreno, e questo successivamente. Prima mi abbassavo tantissimo e mi rialzavo con fatica. <ride> e c'è anche questa qui, ancora una volta, effettivamente ne avevo scelte un po', anche questa, vedi il saper attendere. No? Se uno potrebbe pensare, no, vabbè, ma questa è, è postprodotta, è una composizione. In realtà, conoscendoti, io so che non è assolutamente così. no? No, no, hai finire. trovato questo attimo particolare che hai saputo cogliere? Sì, sì, sì. Ed Io è ero bellissimo. interessato da, dalla persona, però vedevo l'aereo che stava arrivando, stava atterrando, eh, qua siamo a Rimini, quindi l'aeroporto lì vicino, e, e niente, si seguono una serie di scatti e, e, e poi ecco i, i due soggetti che parlano fra di loro, la, la ragazza che stranamente legge un libro, che questa è già una cosa estremamente Bene. preziosa, che non sta lì col cellulare. E questo aereo che passa proprio fra le due, e questa foto qui io veramente l'avevo quasi scartata perché mi sembrava a volte certe foto sembrano eh, quasi provocatorie di dire: 'Ma, ma cosa puoi fare? Le photoshoppata? oppure fare... Invece no, no, è tutta, è tutta realtà. Ecco. E soltanto ultimamente un amico mi ha detto: 'Ma che bella quella foto lì!' E un amico fotografo allora oh, l'ho ritirata fuori dal cappello. Ecco, no, devo dire che è molto bella. E poi appunto veniamo alla domanda, no? la domanda è non è venuto come volevo, in che caso hai detto questa frase e perché? E tu mi hai scelto questa immagine poi che mi hai spiegato in parte anche. Quindi sì, ti eh, sì, molto spesso tantissime foto sono, sono da scartare, io arrivo a casa a volte con 400, 600, 800 fotografie perché scatto in modo seriale in, tante, in tantissime occasioni. Le fotografie che non, che non vanno bene sono quando i soggetti, come in questo caso, sono molto per esempio distanti, e, e, perché anche, anche se di per sé sono, sono simpatici due cani che si guardano, la, il ragazzo che si sta tagliando i capelli lassù. Però, come vedi anche tu, c'è tanto spazio fra di loro: cioè, mm -hmm. ci sono questi, questi spazi vuoti che annoiano un po' l'occhio e non. Ecco, le fotografie che diciamo che non riescono bene sono quelle che, in cui subito non cogli il senso della fotografia e, e tendono un po' a annoiarti, a non, a non farti perdere tempo sul, sullo schermo del, del computer o sulla, su quello che stai guardando. Ho messo questa, ecco, perché è una che non ho mai pubblicato, che ho scartato, anche se ci sono degli elementi compositivi carini, simpatici. Che però, come vedi, anche la luce, non, non, non dà nessun tipo di risalto a nulla. Sì. Ecco. ecco, una domanda che mi viene adesso, dopo queste tue affermazioni. Quanto tempo? Allora, abbiamo capito che fai anche molte foto così. Quanto tempo poi passi dopo nella selezione e che cosa fai delle foto che scatti? Le butti via? Le conservi comunque? Eh, adesso ultimamente grazie a, al bridge di Photoshop mi, permetto, mi, mi permette di selezionare con dei punteggi le varie foto. Con uno di solito la fotografia che indico con uno dopo la, la scarto completamente perché non avrà mai possibilità di essere, non voglio proprio più vederla davanti. Col due sono quelle accettabili che non voglio cancellare. E, con tre, con tre quelle che, che intendo andare avanti magari a processarle tagliarle raddrizzarle sistemarle così e, però ci, ci sono tantissimi uno ecco nel, nella mia okay. quando, quando torno a casa le, le vedo velocemente e metto questi punteggi e... ma poi che fai le, le, le cancelli o le tieni comunque Beh, quelle, quelle proprio che non vanno, che sono proprio sbagliate, le, le cancello. E le altre le tengo perché poi a distanza di tempo tantissime, tantissime le ho recuperate. A volte faccio delle, delle zoomate all'interno della foto estreme, per esempio questa foto si potrebbe recuperare eh, soltanto inserendo l'elemento della vetrina, per esempio, sistemandola un po', oppure il cane che compare o l'altro. Tantissime foto eh, mi sono accorto che le ho anche questa mattina. Ho fatto la fotografia di una bambina con i capelli alzati che andava col vento dietro, dietro al papà in bicicletta, che era soltanto un, un quadratino, un elemento estremo di una foto che cercavo di, di fare in, ve in velocità. Quindi ecco, le sto tenendo, le tengo e a distanza di tempo mi rendo conto che sono un utilissimo, un'utilissima fucina, dispensa di. di nei periodi magari di magra, invernario, come questo, per tirare fuori e, e, e lo stesso creare un racconto da, del, magari da dei ritagli. Sì, l'ho vista tra l'altro, quella fotografia che hai pubblicato oggi, no? quella della sì. bambina in bicicletta con il cartellone dove hai scritto sì, anche... anche tutta una frase, un racconto molto eh. bello che accompagna quella fotografia. Eh, è bello, sì, quell'età innocente in cui non ancora si è contaminati da, da tante cose stupide Vero. e adesso veniamo invece alla domanda apposta no? che è quella Ops. che il tuo scatto preferito e se non combacia con quello da te scelto quello preferito da chi ti conosce che conosce il tuo lavoro no? e come tuo scatto personale preferito hai scelto questo sì anche qui ecco è, è difficile non, non c'è mai uno scatto preferito poi alcune, alcuni scatti piacciono a te e al, non alle persone e diventano preferiti tante volte quelli invece in cui tante persone ti hanno dato l'ok. Okay. Purtroppo fa parte forse di una, una vanità umana. Okay. Questo scatto mi è piaciuto molto perché l'ho fatto a livello istintivo ed era una delle prime volte che fotografavo un po' istinto senza calcolare tutto ciò che c'era nella scena, senza organizzare i punti di forza. Le, le... E, e, e mi è piaciuto perché. Mh, eh, ho scoperto soltanto poi in fase di, di, di visione sul computer che c'era questo tipo di composizione che, che in quel momento la fotografavo tantissimo le persone e, e avevo, davo nelle fotografie poco il senso dell'astratto, del, del non visto, che invece è molto importante in una fotografia, proprio il fatto che questa figura si vede per metà le altre sono sfumate, quindi l'umano non è tanto ben delineato e rappresentato, lascia proprio spazio alla fantasia, a quella parte nostra della mente che, che riesce a spaziare e a crearsi il proprio racconto. Ciò che non si vede nella foto, spesso noi lo, lo, lo aggiungiamo proprio attraverso le nostre, ciò che desideriamo noi anche in quel momento. E qua ho capito che una fotografia si può fare anche non facendo vedere, eh, oltre vabbè, a, a, a dare però degli elementi che siano appetitosi. Qua sembrava la, la tastiera di un pianoforte, c'era questa gambetta che pendeva, e, e quindi qualcosa di valido deve essere, cioè che non, non deve essere sì, sì. completamente... No, ma è veramente bella questa fotografia. Sì, L'hai ben descritta e quello che tu hai descritto si vede... Ed è molto apprezzabile, e poi comunque mi hai aggiunto anche delle fotografie che tu dici che sono gli altri a apprezzare tra le tue, vabbè una, non se non sbaglio, non l'ho rimessa nuovamente, che era quella della donna in bicicletta che abbiamo già visto. no? C'è questa qui che è molto sì. bella, no? Ormai conosco quasi le tue zone, non potrei seguirti, <ride> ah, certo, sì, Ma mi però mi parli, guarda. Ho sempre provato quasi invidia per le, le tue foto perché hai un modo di fotografare che non riesco a fare, no? perché ognuno ha le sue peculiarità, per carità. No? Beh, un giorno prendiamo un po' di, di qualcosa e andiamo in giro e, andiamo perché... insieme. e lasciamo andare. E devo dire che ogni volta che vedo le tue foto, come avrei voluto farla io. No? Se qualcuno mi dice, mi fa le stesse domande prima o poi, secondo me, io metterei una tua fotografia tra quelle che avrei voluto fare. No? Io ti ringrazio, ma sei, sei, sei troppo gentile. No, ma... no, è, è la verità. Anche perché poi ti conosco, ho visto quella che è stata la, la tua crescita no? da quando ci siamo incontrati le prime prima in una di queste associazioni eh, e più avanti. No? C'è anche questa che. Sì. Ecco, questa in effetti non la conoscevo, dimmi un po' qua. Eh, questa qua è, è, è un argine, una, argine, che va verso Travacò, un argine ghiacciato in un momento d'inverno così un po' particolare, e, e per me è un po' un'evoluzione. Perché mh, ho concentrato un po' gli elementi salienti, interessanti in quella zona di fotografica, mentre di solito tendo a disporli secondo i canoni dei punti di forza. O di certi tipi di linee diagonali, e, e quindi c'è una foto che, che pesa, diciamo, più da, da un lato rispetto che, che dall'altro. Però l'altro è, è una via vuota, ecco, è un, è, un, è, un, è un luogo deserto, e quella lì è mia moglie. E... <ride> Che, che spesso vabbè, quando facciamo dei giri mi accompagna gli dico senti vai avanti, vai avanti oppure eh, cerco sempre di inserirla in, in qualcosa e compare tantissimo farò un giorno un libro sulla sua presenza nelle, nelle mie fotografie e, e niente qua anche questo, ho accompagnato un testo a questa fotografia che su, vabbè, su Facebook che anche mi piace molto devo dire è una delle, delle poche cose che ho scritto che, che, che mi interessa e la foto, la foto evoca un po', un po la vita, come, come ogni volta quando c'è la strada, quando ci sono le case, quando ci sono gli alberi, eh, questi, questi argini, un, così c'è cioè un qualcosa di sospeso. Poi in questo momento qui eh, era un periodo, vabbè, brutto per noi, di, di un po' angoscia legato al periodo, quindi per la prima volta andavo fuori Pavia, in libertà, eh, sopra questa strada elevata che, che, che ci innalzava anche da, dalle, dalle paure che avevamo, ecco. E quindi sono, sono affezionato a questa, a questa foto, anche se sembra un po' cruda. No, invece è molto bella e molto attivo. Mi hai ricordato no, quello che ieri hai postato, o l'altro ieri forse adesso non ricordo bene, una fotografia di un gruppo in cui ci siamo entrambi, no? Un gruppo che nasce da un'associazione ma che spero si possa divulgare, no? ed è nato un bel dialogo adesso su quella fotografia appunto sugli elementi dove vanno messi e non messi non ah sì 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 sì, e... sì. Ed è interessante perché a me piacciono questo tipo di discorsi, no? quando ci si analizza una fotografia ed è nato anche un discorso molto bello, molto... ognuno ha le sue posizioni ben precise, no? ma sì. c'è questo dialogo così pacifico in quella fotografia sì. che ho apprezzato moltissimo e ti ringrazio perché era un gruppo che un po' si era perso da questo punto no, di no, vista. Ma, no? ma adesso e... cercheremo di stimolarlo perché quando la, la padrona di tutto è la fotografia, l'arte in generale... Tutti gli altri devono stare sotto, nel senso non, non deve esserci nessun gallo che, che, che canta più degli altri. E quando è così, come ne parlavamo forse in un discorso che facciamo ieri, cioè quando davvero tutti quanti siamo innamorati un po' di una forma artistica, è quella che deve comandare anche fra di noi. Quindi possiamo esprimere i nostri giudizi, ma nessuno mai deve sentirsi al di sopra dell'altro. Ecco. Vediamo ancora alcune delle tue foto. Che sono preferite no? ancora una volta vediamo la famosa bicicletta e i riflessi no? che sì. ci sono spesso uh, queste sì, quinte sì. No? che tu dicevi che descrivi che tu disegni no? queste cornici nelle tue fotografie dove poi sì, eh, questa di quella foto di sinistra è, siamo all'università di pavia all'università centrale c'era un bellissimo una bellissima luce che proveniva da quella parte là del, 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 della zona dell'università e c'erano varie figure che passavano e, e che quindi venivano un po' stilizzate in questa maniera. E improvvisamente è passata questa ragazza che sembra un'odalisca, che alcuni mi hanno detto che è una foto costruita, che, che questa <ride> ragazza è una modella, ma non è affatto vera. Poi probabilmente aveva in mano qualcosa, aveva creato con le braccia questi due triangoli. Sì. Insomma, la trovo estremamente beh, molto bella, ecco, lo dico, non perché l'abbia fatto io, perché per la casualità la, ha creato questa, queste, queste circostanze, queste trasparenze della gamba eh, in, in questo ambiente. Però ecco... Eh, c'era, ehm, la mia premura ero lì da qualche minuto, da qualche decina di, minuto, di minuti, perché volevo proprio sfruttare al massimo la bellezza della luce e del luogo, dello scenario. Mm -hmm. poi, ripeto, come spesso come ciò che passa poi tende ad arricchire ulteriormente il discorso. Anche quella di destra mi piace molto, eh? e mm. indica molto la, la tua bravura dell'osservazione, no? qui appunto. Quella a sinistra l'hai aspettato il momento, l'hai immaginato e, e poi sì, hai avuto occasione momento. di sfruttarlo. No? Qui invece a destra è un qualcosa che tu hai visto, che non sempre è facile da vedere. No? Sì, okay, sì, no? qua è un po' di... che... Ma la, la bici magari è la tua, non so se è la sì, tua. Sì. No, no, la bici è, è la mia, questa è diciamo, una fotografia costruita. Uh -huh. eh, eh, poi come sai anche tu quando ci sono delle figure che sono le curve, i cerchi nella fotografia dà un'estrema enfasi a, al discorso e, e qui niente, è semplicemente un riflesso, la fotografia che, che, che è all'interno di una pozza d'acqua, dietro c'è una vecchia fabbrica di, di pavia e il tutto evoca un qualcosa, anche il fatto che sia sgranata, che sia appunto il riflesso in qualcosa di antico, di, di degradato, ma nello stesso tempo che appartiene all'esperienza umana l'ho intitolata un qualcosa tipo um, qualcosa sul proletariato non so le mie, mie studiate <ride> però ecco sembrava quasi il vecchio operaio che tramite la bicicletta si recava alla, alla fornace alla, alla ditta dove lavorava aveva un qualcosa di antico di, di vecchio che, che mi era molto piaciuto ecco. <ride> poi c'è anche questo che uno appunto dei luoghi che è vero che prediligi, sì. ma ce ne sono tanti particolari. No? È ancora, ecco, in questo finalmente si vede uno degli elementi eh, cardini di Pavia, no? la foschia, la, la, la nebbia, no? sì. che può accompagnare e creare un'atmosfera. Molto spesso le persone non, non sopportano la nebbia, no? Però c'è modo di renderla piacevole, come in questo caso ad esempio. Sì, sì, è stupendo. Fotograficamente la nebbia è uno scenario bellissimo perché ti copre tutto ciò che sono tutti quei particolari inutili e l'elemento più vicino, più eh, fotograficamente più vicino a te, eh, viene esaltato proprio perché c'è uno sfumato, è come metterlo su un fondale fotografico le, le persone. Questa foto questa persona qua proprio l'ho inseguita, l'ho inseguita a lungo, ero dalla parte del borgo e, ed era l'alba. Questa foto me la ricordo ancora perché, vabbè, oltre che faceva tanto freddo, c'erano ancora le luci naturali del ponte e stava invece iniziando la, la luce solare sulla, sulla destra dell'uomo, e, e poi c'era questa persona che sembrava comparsa da un mondo antico col cappotto, con i capelli lisci in una certa maniera, i guanti e non, non potevo esimermi dall'inseguirlo da e provare a fotografarlo. E, e quindi l'ho colto in varie posizioni e ho scelto questa fotografia che è stata molto apprezzata dai gruppi street, ecco, in cui uh -huh. faccio parte. Mi sorge una, una spontanea una domanda, qualcuno si accorge mai che tu lo segui? Eh. <ride> eh, lì, lì effettivamente è imbarazzante perché io... io Capisco, però siccome l'intenzione è buona, eh, alla sì, fine sì. è quella di questa persona qua, alla fine credo che, che, che sia contenta un domani di vedersi rappresentata, anche perché non, non faccio vedere mai il volto, sono, sono persone anonime, non mi interessa, non, non sono un ritrattista. Qualcuno ogni tanto magari si, si è voltato e io, vabbè, ho fatto finta di niente, altre volte avevo <ride> sorriso e e poche volte mi scuso se sono troppo vicino, se ho invaso, però la maggior parte delle volte eh, sono, sono anche diventato abbastanza bravo a fotografare. A volte mi metto di traverso con lo sportellino a macchina di là e lo sportellino in cui guardo dall'altra parte. Poi ormai con il far west tiro fuori la macchina fotografica velocemente, una compattina, e, e sono diventato bravo insomma in questo a non farmi accorgere. Anche se ripeto, le intenzioni sono sempre buone almeno. In... Certo, eh. e poi veniamo. No, a... appunto, io ti ho detto che è una domanda che faccio agli altri, ma che prima stavo... stavo quasi rispondendo io, appunto, che io. Mi piacerebbe fare una foto tua, no? come le fai tu. La domanda è: quando hai detto questa foto, l'avrei voluta fare io e perché? No? E mi hai scelto questa di Robert B. Eh, di di snucco, cioè come, Adesso non mi viene la pronuncia giusta, Ma che tra l'altro poi no. vediamo, lo, lo, lo vedremo poi sì. dopo tra i tuoi fotografi preferiti. Sì. Eh, C'era stata anche una do. mostra qui a Pavia un sì, tempo sì, fa. Sì. Ah, sì, sì. Infatti questa fotografia non è tra le mie preferite, nel senso non è che amo, non la amo in maniera eccelsa, però eh, ho amato molto il fotografo, perché quando è venuto qui a Pavia, eh, appena sono entrato e ho cominciato a osservare le sue fotografie, mi sono profondamente commosso e sono dovuto andare in bagno, perché proprio non riuscivo a trattenere le lacrime, perché è stata eh, una mostra in cui ho capito davvero quello che eh, avevo dentro e avevo voglia di rappresentare. Poi sono tornato tre volte nella mostra accompagnando amici, per, eh, o parenti e amici, proprio per riguardarle, proprio per cercare di, di introiettare quel suo modo fotografico, che è un modo fotografico eh, che mi si, mi si addice, nel senso che è molto rispettoso della persona. Non ci sono tutti quanti dei soggetti che vengono eh, esaltati nella loro umanità, non c'è nessuna prevaricazione. Questa fotografia l'ho scelta così, giusto per, perché sono affezionato al fotografo. E però esprime molto bene un po' quello che è eh, l'umanità e un po' anche il nostro destino, il, le due, i due soggetti tra di loro si guardano, sembrano un po' eh, dialogare, in fondo eh, beh, non voglio essere così tetro, però andremo a finire tutti quanti. Eh, eh, rappresenta mh, la morte in fondo, questo quest animale, ma nello stesso tempo è un animale bianco, candido, con gli occhi che sembrano dormire, e, e di conseguenza ecco anche l'idea, l'atrocità la, 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 di, di questa testa appesa viene un po' ehm, diventa dolce, diventa più più eterea, e, e quasi allora un, un animale sacrificale che si è sacrificato per noi e quest'uomo sembra che voglia un po', eh, stia cercando di capire anche lui cosa, cosa, cosa vuol dire quella testa. Ecco, e, e, e mi è piaciuta, questa è una fotografia che mi, piace, mh, mi piacerebbe fare anche a me, quando ecco, riesci a, a far dialogare in questa maniera profonda eh, dei soggetti fotografici. Molto bella la tua spiegazione. Ecco, una domanda che aggiungo alle famose dodici, 12 quanto è importante anche per te andare a vedere delle mostre fotografiche no? tu mi hai detto che questa sei andata a vederla più volte no? anche a me capita spesso quando c'è occasione di poterci tornare di tornare più volte a vedere una mostra no? perché sì. per me è, cioè, è vero, i libri internet ti mostrano tanto forse già il libro è un qualcosa in più rispetto a guardarla su un computer, ma vederla di persona stampata è ancora più bello sì, come è verissimo c'è bisogno del rapporto con il fotografo e questo rapporto ce l'hai soltanto durante la mostra fotografica, quando tu eh, scegli di disperdere di il tuo tempo all'interno di un locale, proprio eh, regalandolo al fotografo. Allora si, si può stabilire un rapporto vero. Eh, oggigiorno, siamo troppo tartassati da immagini estremamente veloci. E anche per esempio l'ultimo incontro che, che abbiamo fatto nel, nel gruppo in cui abbiamo visto le fotografie di, di, di Gastel ehm, è stato molto bello perché sono, è un fotografo che normalmente non avrei neanche osservato con attenzione, ma il fatto di soffermarci, il fatto di, di, di rivivere un po' la sua storia, di cercare di comprendere i suoi scatti allora ti porta davvero alla, alla conoscenza ecco, dell'animo del fotografo e allora comprendi anche le sue foto e riesci anche a, a, a dirle, a riconoscerle come belle. Questo quindi è importante essere appunto andare nelle mostre, come dici tu, anche i libri fotografici e, e non fermarsi mai a, a, quel, a quella sorta di consumismo fotografico, eh, allo scrolling, ecco che... sì c'erano tante belle foto che, che non, non, ho, non ho neanche capite le ho, le ho riviste soltanto grazie ai libri o, o attività come, come quelle che stai creando tu ecco, come, uh, momenti di, di, di condivisione comune e di comprensione delle fotografie sì no infatti mi è piaciuto anche appunto tornando sul gas l'altra sera e anch'io lì quando ho preparato quella serata mi sono emozionato quando lui ha parlato di alcuni soggetti che lui ha fotografato poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere quella sera una persona che lo conosceva di persona sì, no? e vedere che quelle che erano state le sensazioni che avevamo avuto anche un po tutti erano reali è stato veramente una bella sensazione e questo traspariva attraverso le sue fotografie effettivamente sì 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 non c'è niente da fare la fotografia è l'espressione poi della, della persona dell'uomo e e, e, e credo che, che debba essere così cioè un'espressione un po' de, dell'animo e, e c'è sempre sotto il, il fotografo, l'umanità ecco in senso generale vero? E appunto avevi ti, la domanda successiva tre fotografi famosi o non che preferisci no? e uno l'abbiamo già citato sì, sì. E, e mi ha scelto queste fotografie mi ricordo appunto in questa mostra che c'erano le sue foto di, queste, di bambini di scuola così che erano veramente belle io non ho pianto in quella creazione, ma mi sono ho sorriso, no? trovavo una pace in queste sue fotografie, sì. anche un po' un ricordo d'infanzia, anche se Quello. non erano quelli i miei tempi, però un po' erano quasi simili, no? quando alla mia età si sì. andava a scuola era più o meno ancora vivo nelle sue fotografie, anche se erano di tempi ancora più passati. Questa è la trovo di una delicatezza unica, questa fotografia di questa sì, sì. bambina ah, in primo sì. piano. Tutti quanti ci siamo sentiti, il bello di queste fotografie, la forza è che tutti quanti abbiamo vissuto gli stessi momenti, quando magari la mamma ci diceva non sporcare quel vestito particolare, attento alla cartella perché dentro ci sono cose preziose, se ti dicono di fare così, di giocare, attento le scarpe che sono nuove, non so, adesso ognuno ci mette il proprio racconto sì, personale, sì, 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 sì. però l'infanzia rappresenta un po' per tutti uno spaccato emotivo estremamente forte che ricordiamo. E, e quindi ognuno si riesce a identificare o con quei bambini che riuscivano a giocare liberamente e si divertivano o con questa personcina che, che, era, che era in crisi con, con se stesso e con il mondo come tutte le persone sensibili credo che, che si sentono in certi momenti eh, ecco, quindi il bello della foto è, è un po' questa e non giudicare questo bambino come quello che non vuole giocare ma riconoscere lui dei limiti e delle... Qualcosa di, di molto tenero, almeno così, sì, di, sì, questa sì. foto traspare. Ecco. Poi ne hai scelto un altro sempre di questi ah, bambini. Sì. Dove, ah, effettivamente, ah. adesso la sto riguardando, ieri l'ho vista molto velocemente, mi fa ridere no? vedere questo bambino sulla sinistra sì. del banco in comune, molto attento, invece l'altro che non sì. vede l'ora che passi. Sì, questa, questa penso sia proprio la nostra smania, almeno delle persone un po' ansiose come me, quando. Il tempo non passa mai, quando tutto diventa un'attesa di un qualcosa che deve capitare, deve succedere. Un po' nella vita è sempre tutto così, un'attesa di alcuni momenti fatidici che dovrebbe succedere, che poi non succede mai nulla. E mi ricorda tanto anche a scuola, quando ero, costato, ero costretto, come una volta si faceva di più, a stare fermo, attento, composto e non dovevi muoverti. Il maestro a volte era anche molto rigido e tu non vedevi l'ora che scattasse l'ora, la campanella, la campanella che liberava tutto ed era la cosa più bella. Poi la campanella del giorno prima delle vacanze estive era il non plus ultra. E quindi questa foto qua appunto è, mi piace per questa, perché è, è, è esprime proprio questo, il fatto, già la socializzazione, come dire, la, il fatto che questi bambini sono già concentrati nel loro, nel loro mondo di adulto, e l'altro fa trasparire invece questo desiderio ancora di, 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 di scattare, di giocare, di, 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 di scappare fuori. Ecco. Mi hai scelto ecco, su questo autore, Mario Giacomelli, che conosco abbastanza, ne abbiamo parlato spesso. No? Sono curioso perché hai scelto lui, no? hai messo due foto particolari tra l'altro, nella... che sono due foto di persone, lui non faceva solo persone ma anche molti paesaggi astratti, no? eh sì. e aveva appunto due modi di fotografare, la cosa che mi è sempre piaciuta di lui è questi... Estremi, dove c'è quasi solo bianco e nero, tranne in questa fotografia, ma la prossima, invece, è così, dove non c'è quasi il passaggio dei grigi, no? c'è proprio una netta suddivisione sì, sì, sì. molto spesso nelle sue foto tra bianco e nero e basta, no? Come mai ma, hai scelto lui? Ma mi sono un po' stupito anch'io, perché quando mi hai detto scegli degli autori, sono andato un po' in crisi, ho guardato. Le... <ride> mi, mi piacciono tantissimo le fotografie di Salgado, per esempio, il McCarry. Eh, Ervit con la sua ironia, eh, K. con la sua determinazione di, di, di riportare il Bresson, non ne parliamo. Eh. Sfogliando una, un, un libro di fotografie, sono quasi eh, capitato su questo, su Mario Giacomelli. E, e, e le, le fotografie non so, mi, mi hanno particolarmente colpito, probabilmente perché non lo conoscevo tanto e per questo... E, però mi piace moltissimo il senso di, di astrazione che lui riesce a dare al, al, al contesto, questo bambino che compare come una sorta di, di fantasma, di personaggio al di là di quello del, della anche monotonia di questo passaggio di donne che è una, una sorta di processione. E dal fatto che, che lui in epoche non sospette, non di Photoshop, già aveva eh, compreso che, che si poteva in qualche modo personalizzare lo sviluppo della fotografia eh, attraverso le manipolazioni dei solventi e altro. E quindi, mh, eh, come dire, mi è sembrato un precursore, una persona che non, non vuole essere soltanto un fotografo eh, che schematizza la vita, cioè che mh, assoluto, ma che vuole addirittura entrare in contatto con il mezzo fisico del, eh, fotografico e metterci del proprio e Ho notato che, che lui ecco, ci, ci riesce senza stravolgere, senza dar fastidio quando noi vediamo delle grosse artefazioni fotografiche e, e riesce a esprimere un qualcosa che non è soltanto la realtà, ma anche un, uno stato d'animo, a volte una paura, a volte una. Ha fatto delle fotografie a persone in case di riposo che, che erano in fase, in quasi in prossimità alla morte, ma sono di una grande delicatezza. C'è un'altra molto bella, ecco, in cui c'è una signora proprio avvolta da una sorta di lenzuolo e, e, e riconosco anche lì un una grandissima forma di rispetto per, per l'umanità. Ecco. Però anche una visione onirica, sognante, mm. che mi è molto piaciuta. Anche questa è molto particolare ah, sì, sì, appunto. Bello, sì. E questo è bello il mondo dei fraticelli, Il suo, il suo mondo è, è estremamente bello evocativo, perché sono, sono persone adulte rimaste in fondo bambine. Well. Sono delle gran, persone idealiste, che, che si voglia dire del clero di tutto. Ma dentro sono sicuro che eh, l'ideale ti, ti, ti permette una maggiore leggerezza d'animo, è un qualcosa che si crede, che, che va avanti, oltre la vita, e di conseguenza. È giustificato danzare come, come se si fossero delle bambine in fondo e far svolazzare le proprie gonne. E, e mi è piaciuto per questo, è stato bravissimo il fotografo a ritrarre proprio questa leggerezza eh, di animo di queste persone. E che vengono poi, ecco, non c'è nient'altro, la neve come la nebbia, come, come dicevamo sì. prima, rende tutto, non, non c'è nulla oltre loro. E poi c'è un autore appunto sconosciuto, è bellissimo questa cosa che molti di voi, delle persone che ho mi fanno conoscere qualcuno di nuovo, no? E questo è, chiamiamolo Sazua, perché è come tu spesso scrivevi, è difficile da, da pronunciare tutto il, il suo nome, no? È un fotografo che tu hai conosciuto attraverso la tua presentazione sì, nei sì, sì. gruppi di, di street photography, no? E hai scelto sì. questa fotografia, poi da adesso dopo ne ho aggiunte altre. Ci sono che tante, vediamo tante, tante, molto, molto, belle. A volte eh, la fotografia, incominci a vedere le fotografie che ti, ti colpiscono e poi arrivi alla persona. E, e questa, questa persona, questo amico è anche molto, molto giovane, abbiamo parlato certe volte per messenger e altre cose, ed è una persona estremamente umile e, e semplice, però un modo di fotografare che mi ha, mi ha sempre molto affascinato. Perché anche in questo caso qua ci sono le persone del suo luogo che vengono raccontate in una maniera molto delicata. Lui spessissimo adotta un modo, si, si, si inginocchia, tende a inquadrarli un po' dal basso, ci sono i bambini, però le sue fotografie non sono mai, come dire, non, 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 e, eclatanti, sono estremamente di sentimento raccolte, raccontano proprio l'uomo, l'uomo. Attraverso la sua visione, un uomo che, che anche noi non conosciamo tanto, perché vabbè sono persone di altre etnie, e mi sono ritrovato ecco, molto simile a lui, l'ho ho sempre l ho, l ho parlato, nei commenti e tutto, e ci siamo trovati eh, insieme. Come lui, comunque, ce ne sono tanti, tanti altri, che, che, che oggigiorno io stimo tantissimo, che fanno parte di gruppi fotografici. Adesso non vorrei. Eh, come dire, scontentare molte altre persone che, che, stimo, eh, che stimo molto. Io non vorrei neanche fare i nomi perché magari mi Ma faccio sì. due e poi gli altri rimangono mali. Era soltanto per dire che anche oggi, anzi sicuramente molto, ci sono persone all'altezza dei grandi fotografi di una volta e sono nascosti fra noi, ecco, e aspettano soltanto la possibilità magari di essere riconosciuti. Io poi ho scelto appunto altre sue fotografie, no? Che dal suo sì. profilo di Frida molto belle, anche qui una nebbia evocativa, un'immagine, appunto, che racconta sì, sì. storia, la storia dei luoghi. Sì, sì, sì. Questa di questo bambino particolare, no? con questo. Visione che ti porta no, a vedere questo bambino, tutto il resto è solo atmosfera e, e sì, c'è lui. Questa parte nascosta, coperta, quasi, quasi sbirciare attraverso un qualcosa che... Mh, sì, insomma, devo osservarlo con... Uh, non, non, è una fotografia che non vuole assalirlo, che vuole, no, vuole raccontarlo in maniera discreta. E lui è, e insomma, è così. Sì, sì, è molto discreto perché tutto il resto non si vede, non si comprende che cosa c'è intorno. No? La, la... È solo il bambino che importa in questa fotografia. Anche questa... Sì, a me ci sono piacevo. delle silhouette bellissime. Sì. Ci sono anche molte fotografie fatte nei, nelle zone dove si bruciano i rifiuti. Il fumo sì, ho visto. È, è stupendo, dove sono delle silhouette di bambini. E... Poi ovviamente in queste zone, io forse, forse dico una subitata, a volte è anche un po' più facile raccontare l'uomo scarno, l'uomo nudo, l'uomo senza infrastrutture come, come da noi, dove la maggior parte delle persone beh, porta a spasso magari il cagnolino. Qui si hanno, si hanno delle scene di vita, di lavoro, come avevamo noi magari 60 anni fa. Sì, sì adesso forse le... Le persone nel mondo occidentale sono più costruite, no? Invece Il lì c'è molta più, più, più esatto, c'è più spontaneità. E vediamo, poi qui mi hai fatto una bella carrellata no, di libri, no? appunto ne abbiamo già parlato, di, di libri che tu preferisci, quindi hai messo diversi eh, libri sì, a cui libri. li conosco, li mm. conosco personalmente, altri no, non li avevo mai visti, però vedo che anche tu usi molto? leggere e imparare in un certo senso da, da altri provare sì, sì, sì. sì, sì, ogni mostra che vado compro sempre l'atlante il, 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 il volumetto che accompagna tutte sì, quante sì, sì, sì. le foto mi il, catalogo, della foto. Casa, il catalogo fotografico così. E qui avevo messo alcuni, alcuni libri che erano, avevano rappresentato che vogliono significare, questi qua di Freeman, il fatto di che la fotografia va anche un po' imparata dal punto di vista, eh, per ciò che riguarda la composizione, lo studio del, proprio del me dei meccanismi, del, della messa a fuoco, del diaframma e tutto. E quindi servono sempre dei libri che ti insegnano un po' a fotografare dal punto di vista tecnico e, e a farti capire che cos'è la composizione fotografica insieme ad altri libri che invece raccontano la storia dei fotografi, di come abbiamo già parlato, in cui oltre alle fotografie ci sono anche dei, 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 degli spezzoni della propria vita, del proprio racconto eh, umano, eh, che ti aiutano a comprendere meglio la foto. E poi molto bello questo libro qua, questo Fotografi, libro completo, perché mh, mh, parla della fotografia dagli albori, da come è nata fino ai nostri giorni, e ti fa capire come questo... Mh, questa arte si sia evoluta nel tempo da, dal semplice, da, da semplice fatto che rappresa, rappresentava meccanicamente eh, ciò che c'era fuori, che poteva rappresentarlo come una sorta di, di, di schizzo di disegno, fino a, a diventare sempre più una forma artistica, sempre più evoluta e importante. Ed è molto, molto bello, l'ho molto apprezzato. E poi ho anche dei libri di street fotografi, cioè vabbè, di. di di fotografie che, a cui mi sono, mi sono approcciato, uno stile di fotografia a cui mi sono approcciato. Mm -hmm. Però, come dire, non sono un grande, un grande, grande cultore. Mi piace più fotografare e, 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 e col tempo conoscere anche comunque i fotografi. Hai una dota innata che è innegabile, no? sei portato proprio per questo tipo di fotografia. E adesso ti ringrazio per la risposta alla prossima domanda, no? perché si vedono, la, in un certo senso, la, disponibil la tua disponibilità, no? proprio hai quasi svelato no? il segreto di come approcci la fotografia, perché la domanda è. Idea, preparazione e fase di scatto, racconta come ti approcci al tuo progetto. No? Iniziamo dalla prima immagine, dove tu mi hai detto fase di preparazione e di scelta del fondale. No? Adesso sì, le vediamo, sì. sono tre se non sbaglio le immagini, no? sì. due più una serie di scatti poi finali. No? Spiegami un po', no? raccontami in base a quello che sì, tu queste, mi hai dato. Queste qua sono immagini non, non elaborate, proprio così come, come vengono, sì, sì, sì. Come, come le trovano, sono a volte neanche dritte. E questa è una delle tecniche fotografiche, diciamo, che, che mi si presta più, mi si addice di più, senza quello che spesso vado a puntare, eh, per tutto beh, la luce che è importante per me, eh, i contrasti e tutto. In questo caso qua stava, stava tramontando il sole sul famoso ponte coperto di Pavia, che ti offre eh, la cornice, a volte, una bella cornice per le tue fotografie. E quindi ho scelto di, di piazzarmi in questa posizione, al di là della, della strada del marciapiede, in una zona di punto di forza della fotografia c'era il tramonto e nell'altra c'erano queste nuvolette particolari che erano isolate all'interno dell'altro riquadro. E ho detto questa è una bella posizione per, eh, per iniziare a, a fotografare qualcosa. In questa foto manca l'elemento che secondo me è fondamentale, che è il momento fotografico, la cosa che accade, che dà... Che rende irripetibile la fotografia e che adesso mi piace anche, non tanto studiarla, ma quasi eh, farla distinto. Appena qualcosa passa, eh, fotografo e poi a casa capisco e, e a casa mi rendo conto che cosa realmente è passato all'interno del diaframma. Infatti nella successiva poi ecco c'è una persona che che cerco di cogliere eh, vicino a un, a un punto importante, interessante, appunto in questo caso il tramonto. Qui vabbè, la foto andrebbe un attimino aumentata, la luminosità, sì, sì, il contrasto però... Tutto. però incomincio quindi a fotografare, sono sto lì un dieci minuti, un quarto d'ora, e, e scatto delle fotografie a ciò che mi passa davanti. E poi appunto arrivi a... Ecco, poi ci sono varie, varie persone quindi che passano, ecco. La fotografia comincia a raccontare con queste due, questa coppia che si volta verso il sole e la mente, i nostri occhi sono formidabili perché riescono a capire che loro stanno guardando il tramonto, il sole in mezzo a loro due. Questa è già una foto che di solito terrei, ecco, in cui già evoca un qualcosa di bello, le nuvolette in alto là eh, riempiono ulteriormente la scena e si stanno un po' disfacendo. E anche quest'altra, sì, mi piace abbastanza questa di sinistra, non, non so se la terrei perché mi sembra un po'. Pa... Almeno in questo periodo tendo a scartare quelle che, in cui si vedono mascherine e cose varie. <ride> ecco. Posso comprendere. E poi ce n'è anche una terza. Ecco, questa qui è quella che forse terrei di più e, e la svilupperei meglio eh, restringendola e tutto perché, perché queste nuvolette sembrano un po' uscire dai pensieri, dalla testa della persona. Sembrano essere un po' un dechirico, non so, un qualcosa che, che uh -huh. mi ricorda il volto, c'è un profilo bene, bene evidente, c'è davanti il sole. Ecco, questa qua è una, un genere di foto che, che terrei e, e svilupperei meglio perché è nel, nelle mie corde eh, di un qualcosa che, che si, vede, non si vede, cioè ci sono tanti elementi che mi fanno, che mi fanno piacere, in cui l'occhio gode nel vederli, ecco. <ride> Queste sono foto fatte dell'altro ieri e sono, ripeto, sì, però è, è molto bello uh, questa tua condivisione no, su una metodologia, dì, 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 una delle una maniera per, più... ecco, se non inseguo il soggetto, a volte mi fermo e scatto da un certo punto di, di osservazione. Devo dire che molti, no, tornando indietro, è una mia osservazione che non c'entra tanto con la fotografia, no? molti no, 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 non piace questo famoso palazzo, sì, questo sì, unico sì. grattacielo, diciamo, di Pavia un po' dec decontestualizzato. no? però non so perché a me a volte affascina invece questo palazzo non, non so. sì. sarebbe stato bello in questo caso avere magari una finestra illuminata in una delle cose perché ti dà quel qualcosa no, di, che ti fa pensare che lì dentro sta, sta succedendo qualcosa no? è, un, è un palazzo molto particolare che sì, sì, piace sì. o non piace qui a Pavia detestato, poi quando lo si inquadra con l'antichità del punto, effettivamente stride però come sì. tutto fa brodo nel nostro campo e... Può essere appunto un contrasto che evoca qualcosa. Ops. E Vediamo la domanda, quasi la penultima domanda, no? che è un consiglio. Che cosa possa, credi che possa aiutare gli altri nel modo di fotografare? No? E qui appunto mi hai parlato di, di come fai testa, cuore, piedi, no? mi avevi accennato. Sì, sì. Ma e sono partito per... da questa fotografia della, di, un, di un tuo riflesso, di te stesso sì, immagino. sì. sì. Sì, sì, ehm, ma, ma sì, se quando penso al modo di fotografare mi dico sempre a me stesso che, che ci vuole la testa, che ci vuole il cuore, ci vogliono i piedi. Quando si fotografano la testa perché devi conoscere il mezzo fotografico, devi eh, capire com'è la luce, come organizzare la fotografia. La testa ci vuole anche per cogliere tutte le relazioni che hai davanti in quel momento, come i due oggetti possono parlare fra di loro. Quindi capire quello che ti restituisce poi la fotografia. Il cuore perché devi sempre seguire un po' l'istinto, devi andare verso i soggetti che maggiormente ti, ti affascinano, eh, eh, in, se sia la luce, se sia un personaggio, se sia il vecchi, classico vecchietto. Eh, e quindi devi cercare di, di far funzionare quella parte un po' inconscia di te. Quando sei in giro devi cercare un po' di staccare il cervello e di far funzionare più il cuore. E i piedi perché sono fondamentali, perché nella fotografia tutto è, è prospettiva. Devi eh, continuamente camminare e, e, e metterti in posizioni per cui i vari soggetti parlino fra di loro e quindi andare magari sotto scarpate, in mezzo a terricci o tante volte torno a casa con scarpe infangate o piene di cacca di animali perché devi cercare delle prospettive inusuali proprio per inquadrare... Nella giusta maniera le, le cose. E I piedi sono è pazzesco. Se tu pensi, per esempio, alla luna è, che è nel cielo, ehm, e tante volte, proprio camminandola, puoi andare a disporre eh, in, insieme a torri, elementi architettonici all'interno, ad esempio, delle nicchie del ponte coperto, come ho fatto in tante volte mh, con, ehm, in alcune foto. Quindi i piedi ti permettono davvero di, di, di creare insieme a testa e cervello la foto. Ecco. Beh, tra l'altro ho scelto questa Dei fotografia che, che mi, mi piace tanto, no? perché quanti hanno fotografato qui a Pavia questi due elefanti no? quando ci sono stati? Ma a me piace... E... Eh, particolarmente sì. la tua scelta, tuo, la tua fotografia con questa figura umana. Un tempo qui perché stai tirando fuori delle foto che non, non avrei mai pensato, non ricordavo <ride> neanche. Eh. Grazie, spero che ti piacciono comunque come sì, scelta, sì, sì. sì. sì, eh, sì, sì. Per cui questo rappresenta un po' quello che tu uh, hai detto. No? La, la scelta, il momento, e via di sì. seguito. E poi veniamo oh, prima di questa fotografia che ti spiego perché l'ho scelta. All'ultima no? domanda che è: I lavori in corso o futuri? No? Che cosa ti eh, hai in mente per il, il futuro o hai delle idee particolari? Ma eh, soltanto adesso mi sto un pochettino accorgendo che, se uno se vuole evolvere dal punto di vista fotografico, dovrebbe organizzarsi anche come idee, come lavori, come dovrebbe iniziare un progetto, magari riassumere, prendere alcune foto e farle diventare facendo tutte parti di un tema, di, di qualcosa... Cioè, ce ne sono tante che, che, che potrei mettere insieme e, su cui sviluppare un tema, anche non so, camminando per Pavia oppure eh, facendo delle, delle, una pubblicazione con fotografie e parole insieme. E il progetto, la cosa che sento dentro è quella di evolvere in una certa maniera. Mi piacerebbe molto un certo tipo di ritrattistica. So che magari ti stupisco, c'è diciamo qualcosa fatto, fatta in studio, dove però posso, posso creare io stesso dei manufatti, delle condizioni particolari perché una figura umana possa, possa esprimere certi tipi di emozioni o certi contesti. Non so come si chiama, ecco se in questo genere di foto in cui manipoli un po' lo scenario con persone, con un contesto comunque di persona, di modello o modella. Che... Mm. Ecco, questo è un qualcosa che mi piacerebbe sviluppare. E altri progetti, invece, sempre quello della mostra che ogni anno, anno continuo sempre a posticipare, perché si tratta troppo di, di concentrarmi su, beh, sul fatto di, di fare foto, di svilupparle tutte, ma prima o poi lo, lo farò. Alcune persone me lo chiedono e, e tutto sommato sarebbe una, una bella cosa. Ecco. Anche... Comunque è tutta una fase di evoluzione. A me è sembrato fino sì, adesso sì. Di, di non aver fatto proprio, di non avere ancora capito cosa fare, cosa fotografare. Ecco, veramente mi sento così. Bellissimo. Vediamo invece quella che è la, è la mia scelta finale, no? Come ti dicevo, come ti avevo accennato, io alla fine scelgo delle fotografie, alle volte un po' particolari no? Nella, di quello che uno fa. Perché ho scelto questa qui, questa prima? No? Ti avevo detto già tempo fa, dice, ah, userò una tua fotografia per i miei corsi no? di fotografia a base, no? E quando spiego il, il panning, ho scelto di far vedere questa tua fotografia. Ti cito spesso nei miei corsi no? come un buon esempio. No? Di questo panning, però è un panning particolare, non è semplicemente solo tecnica, ma io vedo tutti questi colori, queste cose qui attorno che. Ne... Sì, hai, hai provato la tecnica del panning, sì, ma sì. ci hai dato del tuo, del, del tuo personale in questa fotografia. Quindi quando dico sì, provate la tecnica, ma comunque dateci comunque un qualcosa di creativo e cose. Quindi questa tua foto fa parte dei miei corsi di, di fotografia, no? Come del resto, eh? Onorato, onorato tantissimo. Sì, ma anche quando ho fatto la guida no, alle varie mostre che ci sono state qui a Pavia, ho fatto quella occasione. Ti citavo sempre come persona che orgogliosamente io conoscevo, che sa fare una bellissima foto di street, no? E, mm. e invitavo le persone a vederti. Eh, trovo bellissima questa foto che hai pubblicato. No? No? Proprio lì. Sì, di... sì, sì. sì, sì. Eh, infatti anche qui è un inseguimento e sono salito sul, sul Broletto per farla. Cioè, questo, ecco, questo la, la testa, certe volte c'è bisogno proprio di, di un po' di cervello. Tu sai che una scolaresca sta partendo da un posto e va in un altro, allora io corro magari avanti per cercare di inquadrarla in uno scenario particolare. E qui neanche a fare apposta questi bambini hanno, hanno fatto quello che fanno i bambini: hanno camminato sulle, sulle. Poi ecco, decontestualizzarla da tutto quanto il resto, anche perché era venuto molto male lo sfondo, eh, niente, l'ho lo, lo, lo realizzata in questa maniera. e e sono molto contento, anche perché Dosno, il famoso fotografo francese, ha fatto una foto estremamente simile di certo. bambini che passavano eh, legati, come fanno le scolaresche, davanti a delle macchine. E quindi mi sono sentito detto: guarda, finalmente ho raggiunto, <ride> ho fatto una foto simile a quello lì che mi piaceva. E poi ho messo qualcosa, alcune foto un po' che escono quasi dal tuo schema, no? que questi Paesaggi, no? io li definirei quasi più paesaggi che street, queste fotografie, che trovo sempre molto affascinante. Sì, c'è la presenza umana, sì. no? Però è un modo di fare paesaggio che è tuo, no? questo modo di anche essere nelle prossime, così. Che dà una sensazione di, di pace, di tranquillità. Anch'io adoro molto. Il, questo è mare d'inverno: lo chiamerei un inizio stagione, no? quando si riprepara un luogo a rivivere quella che è la stagione, ed è bellissimo. Io invito le persone a fotografare questi luoghi in questo periodo particolare perché sono affascinanti. Questo è Rimini, immagino sempre. Sì, 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 sì questo è Rimini, quello è un congresso dentistico. E... Però dico, verità, non vedevo l'ora di, di andare fuori <ride> verso il mare a fotografare sia quella signorina sulla, sulla barca che leggeva, uh -huh. che sono di quel periodo lì. Ecco. Bellissimo anche questa, come ha inquadrato questa passarella che parte dall'angolo no? e ti guida sì. nella fotografia sì, fino a quelle due persone bello. là in fondo. Sì. Poi c'è questa che è una foto di atmosfera, no? Delle sì, colline sì. pavesi, no? Questo... I colori di queste colline e ancora una volta la nebbia che crea questa atmosfera, questo asfalto che si vede, non vede coperto da queste foglie. Come vedi, ho scelto delle foto diverse non dalle tue solite, che però sono sì, comunque sì, molto sì. belle. Sì, sì, quando la nebbia si dirada e incomincia a uscire il sole è una magia che spesso purtroppo la macchina fotografica non riesce a rappresentare. Sì, e starci dentro che ti emoziona perché, da quel buio, da quel grigio, incomincia a esplodere tutto. E, e tu fotografi come un pazzo, ma a volte eh, forse un filmato sarebbe, sarebbe meglio. Ecco. Sì, la Bibbia un po' tradisce alle volte perché non si lascia catturare molto bene dal senso di, di foto, non riuscita sgranata tante volte ancora anche questa è una foto ah, tra l'altro adesso mi sono accorto che c'è il, il mio famoso palazzo no, di cui parlavo sì, prima sì, no? una foto sì, in sì, cui sì. tu giochi Palazzese. molto con questo è un'alba un a questo punto messo lì il Sole sì, sì, sì. è una prima di entrare al lavoro sono la mia zona del Ticinello la, la più sì. fotografata <ride> adesso conosco bene le tue zone cercherò di, di frequentarle di più ma <ride> no anzi bisognerebbe cambiare eh, molto bella anche questa molto evocativa se non sbaglio aspetta, sì. questa qui è quella con cui concludo, anche questa l'avevo vista tempo fa, mi era piaciuta tantissimo questa sì, fotografia sì. qui questa foto eh. sì, questa l'ho chiamata la famiglia umana una cosa simile mi piace, piace a me perché c'è un po' una casa, un tetto che evoca un po' la famiglia, ci sono queste tre persone eh, distanti fra di loro come... Nelle, nella loro privacy umana, la loro solitudine in fondo e, e c'è il mare che, che, che un po' bagna tutto, e, è molto poetica, c'è l'albero, insomma ci sono tanti di quegli elementi eh, che, che, che mi piacciono, che mi piace, che mi piace raccontare, sono silhouette, anche qui non si riconosce chiunque, potrebbe essere, potrebbe essere queste persone. Siamo, siamo noi, la, la nostra famiglia, la nostra razza umana. Ecco. Scusa, ma io a volte parto poi per la tangente, poi quando parlo no, no, no. di parlare in questa maniera qua, sono forse un po', un po prolisso, un po', no, un po no. antico. Ecco. Mi piace appunto, uh, mi è piaciuto di in questa intervista che tu hai descritto le sensazioni, e quello che provi no? quando fai questi scatti, no? e questa sì. era l'ultima, no? Torniamo a noi adesso. E... Prima di interrompere la registrazione, volevo ringraziarti perché è stata una piacevole intervista. Ti ho conosciuto ancora meglio e ne sono contento. Ti ringrazio appunto per la disponibilità che mi hai mostrato. Io ringrazio te perché mi fai sentire ciò che non sono, come se fossi una persona <ride> importante. Però essendo tutti quanti importanti, eh, eh, ti ringrazio molto perché poi vabbè, sono cose che... Che fanno bene non, non sono le persone che riusciranno a seguire tutto perché oggigiorno è tutto eh, ci vuole anche in questo caso proprio amore per seguire delle interviste così lunghe in cui due persone parlano e eh, vedremo chi ci ama. Ecco. Attentra, poi io amo solitamente mettere anche i minuti no, con le varie domande, perché se uno vuole saltare qui e lì, non vuole vederla interamente, può farlo, però ho visto che meno male molti riescono a seguirla anche interamente per passare un po' di tempo in questo periodo molto particolare. No? Sì, sì. Forse questo periodo ci aiuta a vedere delle cose un po' più lunghe, perché abbiamo dei periodi un po' di booking da dover riempire. Quindi no. prima di interrompere la registrazione volevo ringraziarti e ancora una volta e salutare gli altri alla prossima intervista. Adesso interrompo la registrazione. Grazie moltissimo Alessandro, grazie a tutti, grazie agli altri che, che ci hanno visti.